Bentornati sul canale. Oggi nuovo video per parlare dei miei acquisti naturali del mese di novembre. È il solito video in collaborazione con il mio gruppo dei piccoli canali Power. Di cui qua sotto vi lascerò i link per andare a vedere i video corrispondenti dei miei colleghi che ovviamente saluto. Mando un bacione a Gian Giuseppe, Martina, Laura e Daniela dei canali che collaborano con me. Ma appunto vi lascio tutto qua sotto. Allora, sono un po' spenta, nonostante abbia cercato di darmi una nota di colore, perché in questi giorni ho attacchi di cervicalgia a manetta. Infatti, gira tutto, girano anche le scatole. A questo proposito, allora, due parole, sul video precedente. Oggi mi vedete da sola, di solito o comunque molto spesso mi vedete insieme a Bignè. Allora, due parole, ma solo due per la gentile donzella. Gentile si fa per dire che nel video precedente ha lasciato quel commento sulla presenza insopportabile di Bignè nei miei video. Al di là che non è assolutamente costretto, quindi io non è che metto qua il cane, non lo so, io provo a ragionare con una mente bacata, non lo so, io non è che metto qua il cane per fare visualizzazioni o per far vedere qualche cosa di diverso che mi contraddistingua. Il cane semplicemente. Ogni volta che io prendo il cavalletto, probabilmente associo questo gesto a un momento di relax perché io mi metto qua seduta insieme a voi e lui, anche lui non è abituato a vedermi seduta perché non riesco molto a rilassarmi, io non mi godo molto il mio divano, insomma, il mio letto, se non quando vado a dormire la sera, quindi lui associa probabilmente questo mio momento di relax. Anche un momento di relax per lui, in cui chiede di insomma, s'appoggia qui con le zampette e chiede di venire in braccio. Detto tutto ciò e specificando che io non mi devo giustificare in alcun modo per come e quando registro i miei video e soprattutto per come tratto il mio cane. Mi farebbe piacere se certi commenti si evitassero, ma non per me, perché comunque la mia educazione mi impone di rispondere, ma di rispondere a tono. Quindi io non scadrò mai in risposte sgradevoli come alcuni commenti che mi sono trovata anche in passato. Lo dico più che altro per voi perché scrivendo emerite boiate voi stessi vi esponete a una grandissima figura di cacca, detto proprio fuori dai denti. Quindi, se il mio cane risulta una presenza insopportabile, detto poi da chi dichiara anche di avere dei cani, quindi io veramente non so, onestamente, vabbè, non commento appunto sempre per il fatto che la mia educazione mi impone così, non costringo nessuno a vedere i miei video. Se la presenza sua o comunque qualcos'altro di contorno dovesse risultare sgradevole e fastidioso, perché è stato scritto fastidioso, non obbligo assolutamente, non ho mai obbligato nessuno assolutamente a vedere i miei video. Quindi per me siamo a posto così e va benissimo così. Insomma, il mio è un canale tranquillo, non mi piacciono le polemiche, non mi piacciono i commenti che creano polemica e quindi siamo a posto così. Insomma, detto ciò, quindi cara te che hai lasciato quel commento, io il commento l'ho lasciato e lo lascerò perché tanto la figura di cacca l'hai fatta tu. E io sono libera di continuare a fare come voglio perché il mio canale è casa mia e tu fatti un paio d'etti di cavoli tuoi.
Detto ciò, iniziamo a parlare di cose più molto molto più piacevoli, cioè dei miei acquisti naturali del mese di novembre. Mi scusino, i miei colleghi per questa premessa antipatica. Allora, partiamo dal cibo. Premesso che questo mese non ho tantissime cose da mostrare perché l'intento sarebbe proprio quello di non cadere in troppi acquisti, visto che ho fatto anche l'abbonamento alla Beauty Box di cui vi ho già parlato, per cui insomma vorrei riuscire a limitare, anche con l'imminente apertura dei calendari dell'avvento che ho, a limitare un attimino gli acquisti. Detto ciò, parliamo di colazione e di biscotti. Ho mangiato e finito questi biscotti della Germinal Bio acquistati all'Esselunga, biscotti integrali all'avena con beta glucani e olio extravergine di oliva che mi sono piaciuti un sacco. Come ho già ricordato più di una volta, il mio regime alimentare mi dà la possibilità una o due volte alla settimana di fare colazione con latte e biscotti. Ovviamente scelgo sempre biscotti ad hoc e a questo giro se ne sono andati appunto questi biscotti di Germinal che a me sono piaciuti tanto. Non sono eccessivamente dolci, sono croccanti e leggeri. Insomma, penso proprio che per il futuro potrò ricomprarli. Altri acquisti mangerecci, questi non li ho fatti io, ma li ha fatti mio marito nel solito mercatino dove vi ho già detto tante volte mi compra il miele. Allora, a questo giro io gli avevo chiesto di trovarmi un prodotto a base di miele o comunque di derivati del miele che potesse andare bene anche per la stagione che stiamo vivendo. Per fortuna, toccando ferro e facendo le corna, quest'anno non mi sono ancora ammalata. L'anno scorso a quest'ora avevo già preso due mezze influenze o comunque due forti raffreddori. Quest'anno, grazie a Dio, non mi sono ancora ammalata. Però meglio prevenire che curare, io mi sono fatta prendere questo balsamel, i cui ingredienti sono miele, ovviamente italiano, di questa apicoltura, la Pemaia, che si trova nella mia zona. Quindi miele italiano e oli essenziali naturali, udite udite, di menta, eucalipto, pino e timo. Poi contiene propoli, echinacea, rosa canina e vabbè, una piccola percentuale di aromi naturali. Allora, questo miele, che più che un miele è questo pastone, insomma, abbastanza denso. Se lo aprite, si sprigiona un aroma, un odore balsamico molto molto forte. Io ho provato a prenderlo puro, ma è veramente una cartella, cioè questo ideale è comunque sciolto in una camomilla o una tisana e serve insomma per liberare le vie aeree e comunque per disinfettare la gola, per alzare le difese immunitarie, visto tutti i buoni ingredienti che contiene in questa stagione. Mi è rimasto nel naso questo odore fortissimo, come vi dico, preso da solo è una cartella, però disciolto in una bella tazzona di camomilla, a me piace la camomilla, è molto buono e se siete insomma malati, ammalate, questo è un prodotto eccezionale. Questo io lo trovo nella mia zona, però penso che anche dove vi troviate voi, insomma, dove vendano prodotti di apicoltura biologici, lo possiate reperire quello o un analogo. E poi mi ha portato a casa, oltre al solito vasetto di miele che non sto a mostrarvi perché è il mio solito miele di acacia, questo miele di acacia in favo, da 140 grammi e la cosa veramente bellina è proprio questa qua. Vedete, qua è già un po' mangiato, vabbè, qua si vede il mio faccione specchiato ed è fatto così. È proprio un pezzettino di favo con il miele, se riesco ve lo faccio vedere.
Questo è dolcissimo perché proprio mele d'acacia. E questo anche insomma preso con il cucchiaino, anche insomma mangiato così, a me dà sempre l'idea che il miele sia un farmaco naturale. Poi negli effetti così non è, però secondo me male non fa. E io già da tanto tanto tempo zucchero tutto con vabbè, ad eccezione del caffè, che il miele nel caffè non si può, però zucchero tutto con il miele. E niente, quindi questa volta abbiamo provato questa variante che è anche carina, anche da far mangiare ogni tanto senza eccedere a Tommaso. Ultimo prodotto, mangereccio, che però io non ho preso per cucinare, ma io l'ho preso per un uso estetico, è questo olio di cocco biologico vergine della Benvoglio. Qui dice sostituto del burro naturalmente senza lattosio. Assolutamente sì, infatti l'ho trovato nel reparto alimentare dove ci sono gli alimenti salutistici dell'Ipercop, però insomma questo è tranquillamente reperibile in tutti i supermercati, ipermercati ben riforniti di questo o di altre marche. Adesso, vista la stagione, è assolutamente solido. Sapete che l'olio di cocco cambia insomma a seconda della stagione. Nella stagione estiva questo si scioglie completamente. Questa confezione da 200 ml io non la utilizzerò per cucinare, onestamente non so neanche in che ricette si possa utilizzare l'olio di cocco, ma io lo utilizzerò per i capelli, non per struccarmi, ma per fare gli impacchi ai capelli e se ne avrò tempo anche alle unghie che ancora una volta vedete senza smalto. E insomma, quindi vi aggiornerò, insomma, magari un cucchiaino anche in un impacco pre-shampoo, insomma, vedrò che uso farne. Poi, visto che l'ho nominato, assolutamente per caso, in uno stacco turno, insomma, in uno stacco turno da lavoro, mentre giravo per l'Ipercop per fare una micro spesa, mi sono imbattuta in tutta la zona che hanno allestito, insomma, con le idee regalo di Natale ed era piena di confezioni beauty di svariate marche, appunto Continenti, questi dei set, questo altri set, insomma, da utilizzare come idea regalo per il Natale. Io appena avevo visto questo set dell'erboristica di Atenas in un video della mia amica Caterina, ero rimasta con la bava alla bocca. Non mi ricordo lei dove l'avesse acquistato, presumibilmente al DM, ma io ero già stata comunque al DM e questo non l'avevo trovato. Il caso ha voluto che io lo trovassi proprio nel posto in cui lavoro, anche se qualcuno mi ha detto che forse si trova anche al Tigotà, quindi se vi può interessare, avete un Tigotà vicino, fateci un giretto. Quindi questo set che vedete ancora chiuso perché non è economicamente un grandissimo autoregalo, ma io ho deciso di farmelo come regalino perché l'ho preso in un giorno in cui moralmente non ero molto sul mio, diciamola così. E quindi lo vedete ancora chiuso, non ve lo voglio aprire perché me lo voglio tenere come autoregalino di Natale o di Santa Lucia. Adesso vediamo fino a quando resisterò. E appunto questo kit contiene una crema viso idratante rivitalizzante, una maschera viso rigenerante detox e una saponetta vegetale idratante. Contengono tutti il 98% di ingredienti di origine naturale
E sono prodotti appunto senza oli minerali, siliconi, insomma le principali schifezze che troviamo secondo me per le amanti delle vitamine, della vitamina C, insomma dei prodotti vitaminici. Questo cercatelo perché io l'ho pagato 12,90 euro, ma poi sono riuscita anche a sfruttare uno sconto che avevo sulla tessera, quindi l'ho pagato decisamente meno. Insomma, è un bellissimo autoregalino che vi potete fare. Poi sono stata da Pinalli, che a quanto io so, adesso mi è venuto in mente che ho dimenticato un altro pezzo, ma non ricordo dove lo trova, dove l'ho dimenticato. Mannaggia me, quindi presumibilmente ve lo farò vedere in un altro video perché adesso non mi va nemmeno di stoppare. Inizio ad anticiparlo: ha una maschera di Kiehl's, ma di Kiehl's parleremo anche nel video sui prodotti finiti, quindi poi sicuramente riaprirò una parentesi. Mannaggia me che me lo sono scordata forse di là quando ho preso il rossetto. Che io sappia, Pinalli non vende nulla di o quasi nulla di biologico, insomma, di prodotti con inci verde, tant'è vero che lo stesso Kiehl's ha dei prodotti con un inci orrorifico, però appunto ne voglio parlare meglio nel video successivo. Ho trovato però questo sapone liquido delicato di questa marca Wizzy, che deve essere un'esclusiva di Pinalli, certificato EcoCert e Vegan OK, con olio di argan, sapone liquido delicato. C'era in tante tante profumazioni. Io ho scelto questa, guardate com'è carina con la stella marina, non perché non abbia più saponi in casa, però questo l'ho preso specificamente per Tommaso perché tanti saponi non biologici seccano molto le mani. Con quelli insomma biologici certificati, di solito, almeno solitamente, io mi trovo meglio e li riservo a lui perché a lui le mani si seccano poi tantissimo in questa stagione. Soprattutto l'anno scorso, che faceva la scuola materna e facevano tante attività di pittura e scarabocchio, lavavano tantissime volte le mani. Adesso, insomma, con la scuola elementare non lo so, però io gli ho preso questo saponino così carino, anche insomma per invogliarlo a lavarsi le mani e a far sì, insomma, che le mani non si secchino. E infine, anche se li avete già visti nel mio video sulla skincare del periodo, sono pur sempre stati un acquisto naturale. Questo è davvero naturale perché sono prodotti che arrivano da Ecoverde. Ho fatto un ordinino da Ecoverde appunto per prendere le cose che mi servivano, che volevo utilizzare per dare vita, insomma, a una nuova skincare. E appunto, mi ripeto, vi rimostro un'altra volta questo detergente per il viso di Dottor Organi delle Alinea Skin Clear. Adesso vi posso fare due parole in più perché ho iniziato ad utilizzarlo. Questo contiene alfa idrossiacidi e beta idrossiacidi, oltre che acido salicilico, quindi questi acidi della frutta che hanno una leggera azione esfoliante sul vostro viso. E si sente nel senso positivo, cioè vi fanno veramente una pelle super bella e super luminosa, almeno per il breve utilizzo che ne sto facendo, quindi questo direi che mi sta piacendo. Ha un odore buono di fruttato, diciamo fruttato. È un prodotto che costa abbastanza, anzi costa parecchio per i suoi 125 ml, però basta veramente una noccina di prodotto. Io me lo massaggio bene sul viso e poi vado a sciacquarmi anche con l'aiuto di una spugnetta, e questo mi sta piacendo tanto. E gli altri due prodotti presi su Ecoverde sono questi di Bio Vegan Skin Food, sempre a base di alfa idrossiacidi per la mia
routine autunnale, sono a base di alfedro astiacidi di papaya bio e io ho scelto il tonico che ha un buonissimo profumo di frutta esotica. Questo lo sto utilizzando da circa una settimana, un po' di più forse, soltanto la sera, perché sono prodotti che si possono utilizzare soltanto di sera, contenendo questi ingredienti che di giorno risulterebbero fotosensibilizzanti. E mi sta piacendo, almeno per adesso mi sta piacendo. È un tonico che pizzica un pochettino, quindi non sono sicura che vada bene per le pelli sensibili e nemmeno per le pelli secche. Non ne sono esattamente sicura, però insomma, se avete una pelle di questo tipo, insomma, se c'è qualcuno che ha già provato questi prodotti, lo faccia sapere qui sotto in modo da confrontarci. A me sta piacendo perché nonostante il lievissimo pizzicore che dà e che è indicato, insomma, comunque nelle istruzioni, non mi lascia la pelle assolutamente arrossata e insomma spero che nel lungo periodo vada un po' a togliermi di questo grigiore autunnale. E ci ho abbinato il suo siero, contiene gli stessi uguali ingredienti, quindi gli stessi alfa idrossiacidi della papaya. Anche lui è certificato Natru ed è una confezione da 30 ml. Questo è fatto così, spero che si veda. Ha la confezione con la sua pompettina, è un siero. Spero che si veda, è un siero trasparente e anche questo ha lo stesso profumo proprio di esotico che ha il tonico. Questo non mi brucia, non mi pizzica, specificamente Night Serum indicato anche questo per la notte. Ero un pochettino preoccupata quando ho iniziato ad utilizzare questi prodotti perché sono i primi prodotti, diciamo, cosmetici, quindi non sono prodotti da farmacia che io trovo con all'interno il foglietto illustrativo. Quindi all'interno di questa scatolina, adesso non lo vedete, c'era proprio il foglietto illustrativo con tutte le indicazioni relative all'utilizzo di questi prodotti con alfa idrossiacidi e con la raccomandazione di utilizzare poi durante il giorno la protezione solare. Adesso qui diluvia incessantemente da giorni e giorni, quindi non si è effettivamente molto invogliate ad utilizzare la protezione solare, anche se comunque sarebbe necessaria anche nelle giornate nuvolose, anche nelle giornate invernali, perché come ben sappiamo i raggi UV oltrepassano le nuvole, quindi insomma vanno ad agire e a danneggiare la nostra pelle, quindi il nostro DNA, anche quando noi non lo crediamo, assolutamente non ce lo aspetteremmo mai. Comunque, con le dovute cautele, credo che siano prodotti almeno sulla mia pelle mista, che io sto utilizzando senza problemi. Vi darò poi un feedback quando sarò arrivata, insomma, ad una certa fase, ad un certo periodo di utilizzo. Questi erano i miei acquisti naturali, salvo la dimenticanza di cui vi parlerò del mese di novembre. Io vi ringrazio come al solito per essere stati con me. Mando a tutti un mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, ciao!